L'Italia è il secondo paese europeo produttore di caldaie ed il primo per i nuovi dispositivi a condensazione che garantiscono un consistente risparmio energetico e una migliore sostenibilità ambientale, ma 7 caldaie domestiche su 10 sono ancora tradizionali, il 30% di quanto installato. C'è parecchio da rinnovare. È partendo da questa analisi che Alberto Montanini, direttore normativo e rapporti associativi di Immergas e presidente di Assotermica, nelle vesti di esperto di Casa Rai 3, ha spiegato nel corso della trasmissione Mi manda Rai 3 i tanti miglioramenti legati all'entrata in vigore dal 26 settembre delle nuove misure ecodesign ed etichettatura energetica per gli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Fra un po' accenderemo i nostri riscaldamenti e bisogna fare attenzione perché i vecchi apparecchi vanno in pensione. Salutiamo Alberto Montanini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Che è il presidente di Assotermica, l'associazione di produttori di apparecchi e impianti termici, oggi nelle vesti di esperto di Casa Rai 3. Grazie. Come capiamo se il nostro apparecchio è da cambiare, se la nostra caldaia va cambiata, Montanini? Bisogna sempre rivolgersi al personale abilitato. L'installatore, noi non siamo in grado di capirlo, mai, su questo non c'è dubbio. Mai fai da te. Con il supporto di Davide Sabbadin di Legambiente e di Mauro Marani dell'Enea, nel corso del programma RAI sono emersi in modo chiaro i vantaggi complessivi legati alle nuove norme ERP. Sarà tutto semplice anche per i consumatori. Non è vero che, come dice qualcuno, fuori ci possono essere solo caldaie con etichetta, perché quelle messe in commercio, cioè prima fatturazione, prima di sabato, possono benissimo non avere l'etichetta e continuare a essere ulteriormente vendute e installate. Come ci regoliamo sul prezzo in relazione alle qualità, alla qualità? Una caldaia a condensazione costa il 30, 40, 50% in più rispetto a una caldaia convenzionale, ma fa risparmiare molto. E ricordiamoci che fino a fine anno c'è l'incentivazione ancora del 65% sull'acquisto di questa caldaia. Quindi ogni consumatore deve fare i suoi conti, perché la cosa migliore per lui ovviamente è avere maggior comfort a minor prezzo. Lo storico programma di Rai 3 è condotto per la prima volta da una donna, Elsa Di Gati, ed è in onda tutti i giorni dalle 10 alle 11.